e benvenuti alla seconda puntata di Torsiometro 2.0. Come sempre in studio Filippo Mingardi. Ciao Daniela, ciao a tutti. E al suo grande debutto un saluto speciale a Gianmaria Gabbiani, il serial driver, così lo potremmo definire, pilota che guida veramente di tutto e che quest'anno si è messo a nostra disposizione per darci la sua visione delle gare in formato due ruote. Benissimo, io faccio una specifica prima del contributo di Gianmaria Gabbiani, e che sarà, lo anticipiamo, sulla Superbike perché hanno già corso due round e si corre ad Aragon domenica per il terzo. Allora, un in bocca al lupo chiaramente a Mr. Helmet, alias Gianluigi Ragno, che ha deciso di proseguire, quando noi mettevamo in cantiere Torsiometro 2.0, con una versione di Torsiometro web. Per noi non c'è problema, questo è Torsiometro 2.0 televisivo. Purtroppo i nostri contenuti non risultavano più compatibili con la filosofia di Mr. Helmet, e la sua filosofia non risulta più compatibile con noi, cara Daniela, per cui abbiamo deciso di separare le strade. Chi vuole seguire Torsiometro 2.0, l'appuntamento è sul 148 Automoto TV, oppure in live streaming su www.automototv.it. Bravo Filippo Mingardi, e adesso la parola a Gianmaria Gabbiani. Benvenuti in questa nuova puntata, anzi direi che è la prima ufficiale di Torsiometro 2.0. Io sono Gianmaria Gabbiani, il serial driver che mi piace guidare praticamente ogni cosa con un motore, e sostanzialmente tenderei a parlare di motori, in questo caso Superbike e MotoGP, quindi due ruote. Ma siccome non mi piace parlare da solo, preferisco avere un'interfaccia motereccio, insomma, da due ruote, sì. uno che di moto qualcosa vorrei capire. Sì, Cristiano Lucchinelli. Ciao ragazzi. E siamo a Cervesina, Castello di San Gaudenzio, quindi posto giusto, secondo me era un posto, la location ideale per iniziare questa avventura Torsiometro 2.0, e in questo caso io direi di parlare di Superbike, perché sì, poi alla fine diciamo è il campionato che è iniziato, di quelli importanti prima, che è già, insomma, abbiamo Philip Island e Burinam, e cosa ne pensi? Io ho la mia idea, però insomma tu sei l'esperto, io parlo solo da appassionato ovviamente. Cosa ne penso? Penso che è partito bene, che è partito bene. Io sono un po' di parte, tifiamo tutta Italia, Ducati e ovviamente Melandri, che per i blogger e esperti della rete era un pilota, dicevano, finito. Io, conoscendolo, avendolo visto girarla, allenarsi con noi ad Adria, scaricarsi la sua moto al furgone e veramente allenarsi con passione, avrei scommesso tutto che sarebbe tornato ai livelli che è un campione. E quindi diciamo, ha degli ossi duri anche lui, però insomma. Allora, diciamo che BMW e Aprilia, per quanto riguarda ovviamente lo storico di Marco, ha pelato due mondiali che erano abbastanza alla portata. Sì, sì. A oggi, non voglio, io anch'io tifo Marco perché in primis è un amico e sicuramente un grande campione, merita questo mondiale, ne sono convinto. L'unica cosa che ovviamente, se guardo le prime quattro gare, sì, è difficilmente realizzabile, cioè 100, certo, punti, certo, così pieni, pronti via, sì. È tanta roba. Sì, e anche Chas, non dimentichiamo che è anche un compagno di squadra che abbastanza scomodo, ne ha messi a riga parecchi, diciamo. Quindi beh, un buon ritorno. Marco comunque quest'anno deve rientrare, riprendere la competizione, secondo me l'anno prossimo potrebbe essere buono. Intanto io credo ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Johnny, Sykes e Chas sono sicuramente più allenati. Marco è un anno e mezzo che è fermo. Ho visto che c'hai l'ultima curva con Sykes, ma non ha ancora quella cattiveria che aveva. Ecco, italiano, parliamo appunto dell'ultima curva, che 2 su 2 farsi fregare un podio in gara 1 e comunque il secondo posto in gara 2 pesa. Da appassionato ovviamente, da addetto ai lavori, sai, farsi fregare l'ultima curva, sì, sì, è un po', insomma, farsi veramente in macchina quando te lo facevano, cosa dicevi? No, è una brutta cosa, è capitato a tutti. L'unica cosa che ovviamente secondo me, la botta con Loz e la caduta in gara 1 a Phillip Island ha inciso tantissimo, e col senno di poi ha fatto secondo me la manovra giusta, anche perché parlando con lui, avendo comunque il leveraggio che andava a toccare la manopola, quindi non aveva problemi, rischiare alla morte
magari di buttare via un podio, ancora, di buttare via un podio, punti, quindi punti anche, e podio. Quindi secondo me alla fine direi lo promuoviamo, cioè cavoli, io penso Marco sia al 70%, penso che ancora debba raggiungere la confidenza con le gomme, con la moto e poi vedrai che faranno più fatica a fregare l'ultima curva, ne sono convinto. Parlando anche degli altri, Aiden, perché comunque rimane campione del mondo MotoGP, è il suo compagno che viene dalla MotoGP ed era fino a 3 anni fa insomma quinto posto con la Honda, insomma, quindi cosa era uno che andava forte in GP. Che cosa ne pensi? Che non riesco a capire, la moto è nuova, loro sicuramente Aiden l'anno scorso ha sostituito mi pare con l'Honda chi Pedrosa mi pare a Filippana, mi pare che era nei 10 in MotoGP. Vederlo così in difficoltà in Superbike, penso voglio dire che la moto sia veramente indietro proprio. Invece la Yamaha, che l'anno scorso creava, insomma, ha stupito da quanto andava piano, quest'anno con Lowes e con Vandermark sta andando forte, ha fatto dei bei passi in avanti, quindi il mondiale secondo me è aperto. Le gare secondo me si possono vedere delle gran belle gare, non solo tra due Kawasaki e due Ducati, ma penso che anche Yamaha possa entrare nei giochi in Europa. Ma l'ultima gara secondo te non era noiosa? Non è stata noiosa, a parte ovviamente l'ultima curva. Noiosa. La Ria ha preso. Sì, è noiosa, però purtroppo quando c'è uno di un livello nettamente superiore, okay, come il MotoGP. Ma anche in Formula 1, quindi comunque. Sì, uno si è un po' abituato alla noia, sì, specialmente negli ultimi anni. No. Però il concetto è il rimescolamento che hanno fatto della griglia, che veramente è quasi assurdo, che non è una cosa per me inconcepibile. Tutto si fa per provare a aumentare lo spettacolo. Ho capito, però ma se uno va doppio lo spettacolo lo aumenti indietro, perché davanti non può aumentarlo. Se uno va via, come quando Marquez è in giornata in MotoGP, vediamo quest'anno, fai fatica, le gare sono noiose per forza. Noi dobbiamo andare, Cristiano, dobbiamo dare il pronostico. Siamo a sabato alla MotoGP, a prima gara. Hanno appena annullato le prove perché era bagnata la pista, quindi il pronostico della GP di domani penso che neanche un mago. Vai. 3, 1, 2, 3. Primo. Tiralo fuori. Vizioso, Vinales, Marquez. Ok. Mi dispiace per Valentino perché è amico. Però non l'ho visto benissimo. Siamo valentiniani, dai. Aspetta, sì. Se condizioni fossero miste, Valentino può fregarli tutti perché è ancora abbastanza avanti a livello di esperienza e di intelligenza di gara, è nettamente superiore. Però con le condizioni normali secondo me fa fatica. Podio, il mio pronostico, Vinales, Marquez e Dovizioso. Quindi comunque le stesse persone a posizioni invertite. Mi piacerebbe vedere Valentino, però dopo le prove libere che ho studiato attentamente per torsiometro, quindi mi sono studiato ogni singola cosa, l'ho visto più in difficoltà del solito. È vero, però c'è la cosa che Valentino in gara c'ha sempre qualcosa in più, quindi speriamo per lui, per noi, per i tifosi, però insomma quest'anno lo vedo un po' più in salita la cosa. Io lancio un sasso, ho parlato con tanti ingegneri, con moltissimi addetti ai lavori, non è che Valentino pesa un po' di più rispetto agli altri e quel gap gli frega i primi giri? Perché comunque 10 kg in più sono tanto. Io però cavolo, è Crutchlow, anche lui è fisicamente, io non penso che con 250 cavalli che dicono che hanno le moto sia questo il problema, penso che lui faccia più fatica adesso nei primi giri anche ad adattarsi e anche in qualifica, ma perché? Perché gli avversari sono giovani, agguerriti, Vinales ragazzi è impressionante. Allora, vediamo cosa succede. Però le gare sono sempre la domenica, quindi sai, in prova e come anche nei test d'invernali vanno un po' tutti forti, poi alla fine Valentino è sempre nei tre nel mondiale. Quindi. Facciamo una cosa, allora noi il nostro tempo l'abbiamo esaurito, andiamo in stacco, rimandiamo lo studio a Filippo e Daniele. Ci auguriamoci anche gli italiani in Moto2 e Moto3 vadano bene, speriamo. E poi vediamo come tanto ti ribecco. Ci ribecchiamo. Buona serata.
E in questa nuova veste di Torsiometro 2.0 il nostro opinionista, ovvero Gianmaria Gabbiani, commenta, in questo caso la Superbike, comunque tutto quello che è il post-gara insieme a degli ospiti. Per la seconda puntata di Torsiometro 2.0 l'ospite illustre è niente po' di meno che Cristiano Lucchinelli. Se avete capito bene, è proprio il figlio di Lucchinelli che ha dimostrato davvero che Ponsangue non mente e in quanto a commento di gara ne sa davvero un bel po'. Figlio di Lucchinelli, campione del mondo della 500 cc nell'81, quindi comunque una famiglia carica di gloria motociclistica. Andiamo a bomba sugli argomenti velocissimi che poi passiamo al moto mondiale che si è corso in Qatar. Superbike, beh, ne abbiamo già parlato un po', Daniela, mi sento solo di dire due cose. Uno, una news degli ultimi minuti. Irene Saderini, defenestrata da Sky, approda al mondiale delle moto di serie, derivate dalla serie, quindi comunque un in bocca al lupo. Parlo personalmente, io non adoro tanto Irene Saderini per tutto quello che era successo, insomma un po' di cose a Sky durante il moto mondiale, però bisogna riconoscere alla Saderini una competenza specifica sulle motociclette sicuramente molto alta, per cui sai, quando si vede una ragazza così competente nel mondo dei motori fa sempre piacere, quindi un in bocca al lupo a lei. Per rilassarmi a questo discorso, è subentrata alla Saderini Vera Spadini sul moto mondiale. Beh, adesso io ho letto un po' di cose in giro, questa viene dal calcio, è vero. Diamole tempo. Esattamente, non è competente come la Saderini, ma diamole tempo perché comunque è una giornalista professionista, per cui arriverà sicuramente a far collimare tutti gli aspetti del nuovo lavoro, che comunque non è facile, perché sapete che un weekend del moto mondiale non sono come 90 minuti di una partita di calcio. Detto questo, Superbike, Daniela, abbiamo trovato un altro che chiama Johnny Ray, Johnny Ria, quindi da questa puntata di Torsiometro 2.0 per noi torna ad essere Johnny Ria, che piace anche a me, e sono d'accordissimo con quello che dice Cristiano Lucchinelli, beh non poteva essere altrimenti, anche perché ha espresso pensieri secondo me molto corretti. Volevo dire solamente che questa inversione della griglia è veramente una buffonata, perché andare a creare, cioè di questo passo dove arriveremo? Bagniamo la pista, così facciamo pista bagnata, sorteggiamo le griglie, l'abbiamo già parlato un po' di volte, ne abbiamo già parlato un po' di volte Daniela, di questi aspetti, voler creare, forzare la mano a tutti i costi, poi vedrete che si rivelerà un qualcosa che verrà cancellato, cioè nel senso durerà un po', forse questa stagione, poi verrà cancellato, ma si tornerà alle origini. Ce lo auguriamo, perché per rendere più movimentata la Superbike non ci sembra questa la modalità corretta. Avrete sicuramente notato che Cristiano e Gianmaria fanno dei pronostici, perché chiaramente la clip è stata registrata prima del moto mondiale e così loro fanno il toto mondiale, se così possiamo dirla, analizzando secondo le loro proiezioni i papabili del podio. Quindi a questo punto diamo la parola a Gianmaria Gabbiani e ascoltiamo cosa ha da dirci. Bentornati al blocco, grazie Filippo, grazie Daniela. Abbiamo appena visto la MotoGP, la prima gara del campionato in Qatar. Devo dire che dal soporifero del Formula 1 di stamattina a una super gara come quella di stasera, insomma, ne valsa la pena aspettare così tanto. Sì, allora siamo intanto nella tua taverna, qua nel quartier generale a Veggiola, lui è l'hostess ed è un amico, però un grande appassionato. Assolutamente sì, sono contento del risultato, perché due italiani poi alla fine, pochi, no? Abbiamo visto il doppio rosso, giusto? Bellissima gara, non ci aspettavamo male sul podio. Assolutamente no, però è stato un piacere vederli sul podio partendo appunto alla fine. Tanto abbiamo Ducati, Dovizioso e Valentino. Ovviamente la sorpresa è stata Vignale, si sapeva nei test, è andato molto forte, insomma si aspettava comunque un pilota competitivo, forse non così competitivo. Lui è mio papà, quindi grande pilota e soprattutto grande appassionato. Lui è un altro amico e appassionato. Caro amico. Guarda, io Valentino avrei scommesso, perché Valentino io premetto, tengo per Valentino, quindi ero sicuro che alla fine era lì, in effetti è arrivato. Mi spiace per Iannone, che ha forzato come sempre un pochettino troppo, con la pista un attimino così umida avrebbe potuto sicuramente fare molto. Beh, la sua pesa è stato Zarco, che Zarco ha Garone. Fatto Garone, è arrivato per terra, si è stirato. E aveva già quasi un secondo, più di un secondo di vantaggio, forte, però Zarco
dimentichiamo che è il campione del mondo, è veramente molto forte. Quindi abbiamo un altro ragazzo molto forte che è lì, per Valentino, contro Valentino. Però direi che la gara è stata stupenda, bellissima. E allora, sicuramente i promossi, quelli del podio, Zarco mi dispiace perché stava facendo una gara pazzesca, dobbiamo parlare di Lorenzo. Lorenzo alla fine salendo c'è anche una figlia con Espargarò che ci ha sorpreso perché arrivando arrivato con le prime. Undicesimo Lorenzo, mi spiace che non mi sei stato attento durante la gara, però. Però Lorenzo è stato schiaffeggiato in malo modo dal Dovi, perché comunque ha lottato per la vittoria fino all'ultimo secondo, secondo posto finale del Dovi, undicesimo di Jorge Lorenzo, che dal campione del mondo, insomma dal tre volte campione del mondo, non è proprio... Deve adeguarsi un po' il sistema tuttavia. Sì, è che così tanto, non, insomma, parliamo sempre da appassionati, quindi stiamo facendo chiacchiere da bar, e questo è questo, sono le prossime vendite. Partiva dietro, è arrivato dietro, Vale partiva dietro, è arrivato davanti. Bravo Luca. Ma voglio dire, alla fine, sì, il discorso Ducati è sempre molto, così, va preso per le pinze, però con le pinze. Dove è stato fortissimo, Lorenzo ha fatto quel lungo all'inizio, poi non lo so, forse non si sente la moto, nelle tre volte che ha fatto i test non è mai stato ultra veloce, quindi ha qualche problemino. Sicuramente lo risolverà, me lo auguro per lui, e farà parte di questo gruppo veramente fortissimo. Come hai detto te, Aprilia è arrivata attaccata a Pedrosa, che non era lontano da Marquez, quindi anche lì è stato una... C'è un bel mondiale. Sicuramente. Ducati di moto difficili, pochi la sanno interpretare e si spera che cresce. Ma io spero in qualche vittoria di Dovizioso, qualche numero in più rispetto alla stagione precedente. Devo dire che partire nella prima gara ed essere così competitivo forse fa pronunciare un bel campionato con almeno 5 piloti potenziali per il mondiale. E poi io devo sempre fare la nota negativa, un Pedrosa totalmente assente. Che alla fine è arrivato? Dietro. Quinto. Tanto indietro. Sì, sono arrivati dietro. Però non ha mai stato lì lottare per la vittoria. Zarco comunque era davanti, Iannone si giocava la vittoria, Marquez ha forzato, però poi ha ceduto l'ultima parte, quindi stiamo parlando dei protagonisti. E oggi Lorenzo e Pedrosa, secondo me, totalmente giusto. Bisogna vedere poi le piste vere, questo dubbio. Ma questo, d'accordo, però è ovvio che si farà un pochettino la prima analisi, il primo bilancino dopo 3-4 gare. Esatto. Però prima gara, quel poco che ho visto. Però sai, si dice sempre così. Però, sì, hai fatto in testa all'inizio dell'anno, l'inverno va tutti forti. In realtà, Ferrari è andata forte, per il Formula 1 perché è il mio mestiere, all'inizio di stagione, cioè nelle prove è andato forte in gara. Chi è andato forte nelle prove invernali di moto ha vinto, è andato podio. Quindi alla fine chi ben comincia a metà dell'opera è metà dell'opera è già stata fatta. Io tanto vivevo la mia Valentino Rossi in onore di Valentino, che comunque ha fatto il podio. Chiaramente, bene. Rimando alle prossime puntate di Torsiometro 2.0, a questo punto dalla locanda dei briganti col brigante principale. Tutti invitati di gente, all'autopista qua. Alla prossima. Ciao. E un ringraziamento speciale a Gianmaria Gabbiani e nella sua crew ovviamente abbiamo individuato Beppe Gabbiani, il papà mitico pilota di Formula 1, che ci ha dato anche lui la sua disamine su quello che è successo in pista per la premiere del motomondiale. Bene, Phil, motomondiale. Motomondiale disastroso motomondiale. Disastroso non per le gare, molto belle, ma l'organizzazione veramente ci ha fatto penare. Vado velocemente al sodo, il Qatar paga soldoni per ospitare la prima prova del mondiale e paga soldoni per ospitare l'ultima prova della Superbike. Ovviamente lo capirete da soli per questioni di ascolti televisivi. Infatti il circuito ha solo una tribuna perché non ci sono tribune, perché la gente non ci va, cioè è un evento televisivo. Ora, ha piovuto, tutto bene, ok, però il problema lì è in primis che è andata un'omologazione alla pista dove l'omologazione non può essere data perché non c'è un sistema di drenaggio di scolo.
Allora, primo problema, non c'è il sistema di scolo perché è costruito sulla roccia, abbiamo sentito dire dai commentatori di Sky, giustamente, non è che si possa sempre essere arrabbiati, però cerchiamo di analizzare le cose. C'è la roccia, non si può scavare la roccia per fare i tombini, le fognature. E i pozzi di petrolio, Daniela, questi come li scavano? A manazza? Allora, se puoi scavare un pozzo, puoi fare una rete fognaria. La verità è che l'evento piovasco in Qatar è talmente raro che questi hanno detto, ma figurati se piove. E come diceva la vecchia legge di Murphy, se qualcosa può andare male, sicuramente lo farà. 10 giorni in Qatar, 7 di pioggia. Ma la pioggia non è poi il problema, dice, mi si allaga la pista, ma metto le rain. Il problema è che anche quando smette di piovere, non assorbendo il terreno, si formano i famosi rigagnoli. Punto 2. Avete le Ferrari Station Wagon fatte per voi in oro, perché ricordiamoci, il Qatar ha degli sceicchi ricchissimi che si fanno fare tutto in oro, ma mi verrebbe da dire, porco diavolo, Mingardi. Porco diavolo, ma non riuscite a comprare 4 macchinari di quelli che riscaldano, aspirano, succhiano, hai capito? Cosa voglio intendere? Ne avete uno, si vede quest'uomo, no, neanche uno, c'era uno con una palettina lì, cioè io voglio dire, Daniela, a me va bene se il Gran Premio viene fatto in Azerbaijan, Formula 1, Baku, Sorriti, va bene, però prima volta, sai, Azerbaijan, dice, siamo un po'... Ma siamo nel 2017, organizzazione incredibile, non hai potuto forare la roccia? Va bene, ma cavolo, almeno organizzati con una macchina asciugatrice, qualcosa, no? Ok, bene. Terzo punto, prima della gara, una curva bagnata. I piloti tornano ai box, tutti, oh no, tu dici, cazzo... Ci saranno i caimani in quella curva. Dopo 20 minuti partono. Allora, cosa c'era in quella curva? Non si è ancora capito. Cioè, spiegatemi se in 20 minuti il soleone delle 8 di sera del Qatar riesce ad asciugare... Era notte, sono ironico. Cioè, tutto può essere, Mingardi. Cioè, questi piloti... Io non dico sono assolutamente degli eroi, hanno delle palle d'acciaio, però anche lì c'è un qualcosa che non mi torna. Sono tutti rientrati come dire, ragazzi, oggi ci mandate al macello. E dopo 20 minuti sono partiti. Non hanno asciugato, non è cambiato niente. Cioè, qualcosa va messo a bolla. Questa è l'unica cosa che mi sento dire su questo Gran Premio del Qatar, dove l'organizzazione, Daniela, lasciamelo dire, è veramente un qualcosa... Di ridicolo, contano sempre questi, lo sappiamo, però so che adesso dovranno riammodernare il circuito perché così non è possibile andare avanti, sicuramente riammodernandolo non pioverà in Qatar per 20 anni, molto bene. Ma, questo è poco ma sicuro, partiamo però con l'analisi dei risultati in pista. Molto bene, dalla Moto3 partiamo, facciamo come tutti gli anni un veloce excursus sulle categorie. Moto3, gara bellissima tra l'altro. Moto3, gara fantastica. Veramente appassionante. Non tradisce mai, abbiamo 188 italiani in pista, non siamo riusciti a piazzare nemmeno uno sul podio. Quest'anno... Beh, però Fenati ci ha provato... No, beh, non solo Fenati. Vero, Migno, vero. Antonelli. Vero. Allora, molto bene Fenati al ritorno, perché dopo 6 mesi di fermo non è facile. Bravo. Sì, poi, bravo. Insomma, c'ha il tempo al culo, lo sai, bravo Fenati, c'è un po' di rivalsa. Sky Racing Team, due italiani ci sono, Bulega, molto indietro, troppo indietro. Migno, grandissima gara. Vero, anche lui. È lì, è stato in testa. Però, come per Antonelli, come per il Digia, abbiamo un cruccio. Non riusciamo a portare questi piloti costantemente a frotte sul podio. Siamo i più forti, ci fregano sempre alla fine. Ha vinto Mir, fortissimo, veramente bravo. Fortissimo. Molto bene anche lo scozzese McPhee. Sì, un po' una sorpresa, andiamo velocissimi, Dani, se non finiamo in più. Martin terzo, grande delusione sinceramente per Bastianini, che non ha mai trovato la quadra in tutto il weekend, però ti voglio chiudere la Moto3 con una riflessione velocissima. Schieramento di partenza, è tornato Paolo Simoncelli, erano in pista le sue due moto del Team Sic 58 e devo dire che personalmente di tutta la Moto3, nonostante la gara bellissima, sia stato il momento più significativo, perché comunque a distanza di 6 anni... Si è rivisto Paolo Simoncelli sulla griglia, era visibilmente emozionato e qui metto la punta di cattiveria che ci volevo mettere, è stato un evento fantastico quello del ritorno di Paolo e dall'emozione che trasudava capiscano tutte le male lingue che dicono ma Paolo di Simoncelli fa tutto questo per i soldi perché così col team non gli frega niente. Non è vero, è una grande scusa, cazzata. Simoncelli, me lasci dire? Il papà di Simoncelli è un grande appassionato e per lui giustamente continuare a vivere voleva dire tornare in pista, lo fa per questi ragazzi perché ovviamente rivede in loro Marco, è chiaro,
però questo per dire che non sempre è solo business, ma c'è anche il cuore. Giusto? Giusto. Verissimo, Mingardi, verissimo. Avanti. Io comunque continuo a sottolineare grande gara di Fenati, continua così, vogliamo sempre vederti lì davanti. Sì, Bulega, Bulega deve venire su e anche Bastianini, anche il Bestia. Andiamo avanti con la Moto2. Verissimo, italiani, forza. Andiamo avanti, Morbidelli. Moto2, l'unico italiano che è riuscito. Morbidelli, molto bene. Morbidinho, italo-brasiliano, finalmente, era fortissimo, lo capivano già quando correva nella 600. Moto2 ha un grande team alle spalle, ma ricordiamocelo, compagno di squadra è Alex Marquez, un campione del mondo, che ha fatto quinto, quindi primo Morbidelli, bravissimo, ha dominato, Luti, vecchia volpe, Tataki Nakagami, non si è steso, è arrivato. Allora, velocissimi, Luca Marini, ottimissima gara, bellissimo. Perché è sesto, secondo degli italiani, molto bene. Ci ha stupito Fabio Quartararo, debuttante. Ci ha stupito Pecco Bagnaia, debuttante. E ovvio, un po' di sfortuna per Corsi, per Pasini. E per me, per il figlio di Garner, che noia fa. Male Johnny Hernandez dal Moto Mondiale, dalla Moto GP. Ci aspettavamo qualcosina di più, vero? Cortese Schroeter non benissimo, Cortese la butta troppo per terra anche durante le prove. E volevo dirti, Baldassarri ottavo, ecco, ci aspettavamo un cicino in di più, cioè Ciamarini davanti, Baldassarri dovrebbe essere davanti a lui. Veramente bravo a Quartararo e veramente bravo a Pecco Bagnaia, perché comunque prima gara, Moto2, dodicesimo, bravi, avanti così e ovviamente forza Morbido che porti il mondiale Moto2 in Italia. Passiamo alla MotoGP. La trattiamo velocemente perché non abbiamo tanto tempo e ti dico, per una volta mi rimangio qualcosina di quello che ho detto, mi rimangio subito sul Vercoe, Tech 3A, anzi mi rimangio parzialmente, il valore del Tech 3A è un po' quello di Jonas Folger, grande faville durante l'inverno, ma Folger lo vedete dov'è, Vercoe Daniela ci ha veramente secondo me sorpreso tutti. È vero, è caduto, però era giusto così, cioè tirare, però con una Yamaha 2016, stare da mettersi dietro tutti per 5 giri, bravissimo Zarco, io veramente sono entusiasmato dalla prestazione francese. C'è chi dice, ma due volte campione del mondo, sì, ne abbiamo visti di campioni del mondo della Moto2 venire su, insomma si fatica, dai, le prime gare, le prime stagioni si fatica. Vince Vinales, ha tenuto fede a quello che era tutto il programma invernale, tutto il programma delle prove, ha vinto, ha faticato, perché il nostro mitico Desmo Dovi gliel'ha fatta sudare. Grandissimo Dovi, andiamo sulle cose, anzi prima trattiamo Valentino, poi vi piace trattare le cose spinose. Valentino benissimo perché prove opache, inverno opaco, ma come hanno detto anche nel video ragazzi, Valentino è animale da gara e non sai mai cosa ti può tirare fuori. Comunque terzo posto, che significa tanti punti, sì. La consapevolezza di poter stare attaccato al gruppo di testa, io credo un'iniezione di fiducia enorme per lui, anche verissimo. Se secondo me lui è quello che ha meno bisogno di un'iniezione di fiducia. L'iniezione di fiducia ce l'abbiamo bisogno di tutti noi che anno dopo anno lo guardiamo e pensiamo che non sia possibile il miracolo, e invece il miracolo lo fa sempre. Bravo Rossi, ma io direi Spinoso, Iannone, dai. A Iannone, allora Zarco è caduto, perdonato, Iannone, gran giro in prova, le prove libere perché non le ufficiali non sono state, perché pioveva, non si può bucare per terra, e Iannone, allora è arrivato fortissimo dentro una curva e ha tamponato quello davanti che era Marquez. La cosa speciale non è la caduta, ci sta, Iannone cade, non ci sta che fosse secondo, fortissimo, ci sta che non ci stava, non si è abituati che nel dopogara Iannone, mea culpa, colpa mia, mi dispiace per Suzuki, cioè, un Iannone cambiato, maturato, l'ha maturato Belen, Robin, l'acqua va a Paderno, come dice Bologna, cioè, pensavamo un Iannone selvaggio, invece un Iannone molto maturo. Secondo me, se riesce a far combinare, anche a mettere a posto due cosine, la velocità sul giro secco c'è, ma lo sapevamo già che c'era, deve concretizzare. Comunque un avversario in più, Iannone, non se l'aspettavano in tanti così davanti. No, è davvero una bella, prospetta veramente molto, una bella molto. L'ultimo complimentone va assolutamente ad Aleix Espargaró, Aprilia, è arrivato sesto a ridosso delle HRC ufficiali. Ma io, guarda, sapevo, l'avevo detto, che si combatteva per quelle posizioni lì, nella puntata del preview, ma così, con i distacchi così vicini, non ce l'aspettavamo. E il tuo amico Carclacciolo? Arriviamo ai bidoni di sterco da tirare sulla gente che è andata male. Allora, la prima bidonata la tiriamo su Honda HRC, Pedrosa anonimo, ha ragione, anonimo, non tanto per la posizione ma per i distacchi. Marquez gli ha dato del gas ma poi ha mollato, quindi comunque una prestazione HRC di squadra veramente da 5 in pagella. Calcra, teniamo la delusione più grossa, ultima, Calcracciolo,
è riuscito a cadere tipo 50 volte in gara, lui è fatto così, però lo sappiamo, o è per terra o è là davanti. E io aspetterei ancora 3-4 gare per tirare qualche somma, la somma la dobbiamo tirare per forza invece sul buon Giorgino Lorenzo. Malissimo, male, male. Neanche male. Rossi, che è uno dei piloti che ha fatto peggio con la Ducati nella storia di Borgo Panigale, ha fatto così alla prima gara. Il fondo era quello che era, però non ci si può sempre fermare. Il fondo è un po' così, un po' bagnato, un po' umido, perché Lorenzo ci va in crisi. Viene pagato tantissimo, 12 milioni di euro. È vero, no, perché non è che se mi paghi di andare fuori, è vero, sono discorsi un po' populisti, però dico anche che la moto va, Dovizioso secondo, si gioca la vittoria, esatto. Lorenzo è così dietro. Lorenzo tornerà davanti, perché non si vincono tutti i titoli mondiali che ha vinto lui, senza essere dei manici, però ti dico, permane, Daniela, un dubbio che io ho un po' dall'anno scorso. Cioè, è veramente a corrente alternata. Se vuoi vincere il mondiale 2017 non puoi correre a corrente alternata. No, ce ne sono troppi là davanti, sì, che sgomitano. Quindi sicuramente Lorenzo ti devi mettere un po' in riga. Come dicevi giustamente tu, la moto va e lo ha dimostrato alla grande il Dovi, quindi non ci sono più tante scuse. Ma poi l'ultima cosina è stata detta nel contributo di Gianmaria Gabbiani, di Beppe, dei suoi amici. Rossi e Lorenzo partivano entrambi indietro. Rossi, pom, è venuto su come una scheggia. Lorenzo ha navigato, ha traccheggiato lì, senza un guizzo, cioè proprio una brutta gara, di quelle che capito, una dice, sai, sono partita manetta, cioè Iannone non si può dire brutta gara, comunque era là davanti. Cadio ci sta, senti, ci sta, errore, non errore. Non ha avuto un acuto, come non hanno avuto un acuto le due KTM, di cui abbiamo parlato in pre-season, ve l'avevo detto, non aspettatevi niente perché prima stagione vi toccano le mazzate. E questo è quanto? Direi assolutamente di sì. Prossimo appuntamento, Phil? Prossimo appuntamento, Termas de Riondo, de Riondo, quello che è in Argentina, un circuito bello, mi piace, un orario bellissimo perché la guardiamo verso pomeriggio tardo, quindi comodi, e ci sono già alla seconda prova un po' di valori da andare a capire la loro veridicità. Quanto... Direi che la bellezza di questa stagione 2017 che sarà un po' tutto quanto da scoprire. Dobbiamo scoprire. Non è scontato, dobbiamo come scoprire... è capitato magari in altre situazioni. Parzialmente sì, dobbiamo scoprire una sola cosa, Daniela, in realtà. Se Vignales è capace di imprimere quel ritmo e queste prestazioni su tutto il mondiale. Se così fosse, il mondiale è finito, perché va troppo forte. E Marquez? Marquez, dobbiamo andare a capire il valore di questa moto, perché un Marquez comunque è quarto, mi sembra che Marquez non è riscimito nell'inverno, dobbiamo andare a vedere quanto vale quella onda. Ti ribadisco, se Vignale si riesce già dalla gara in Argentina a ribadire questi valori, sarà veramente dura. Ti vorrei ricordare che nei tre giorni in Qatar Vignale le ha dominate tutte le sessioni, tutte, ed è stato molto intelligente, perché in gara si pensava, ah, è dietro, hai visto? E invece pian piano ha preso confidenza, tum, ciao. Speriamo di no, chiaramente. Poi il moto mondiale lo sai, basta una caduta per riaprire tutto. E quindi sai, gli errori sono sempre, in moto purtroppo le ruote sono due, non quattro, lo dimostrano Iannone e Zarco, basta pic e cadi, puoi essere il più forte al mondo, ma... Quindi, però è molto intelligente Vignales, quindi attenzione, perché non vorrei che... MotoGP quest'anno prendesse una brutta piega da subito. Insomma, tanto pane per i dentini di Torsiometro 2.0. Saluto Filippo Mingardi. Ciao Dani. Un ringraziamento speciale a Gianmaria Gabbiani. Lo aspettiamo ovviamente per la prossima puntata. Detto questo, l'appuntamento è sempre con Torsiometro, ma Torsiometro 2.0.